Un uomo viveva vicino ad una montagna ed ogni giorno pensava come sarebbe scalare quella montagna e cosa vedrei dalla cima. Alla fine quel giorno arrivò e l'uomo iniziò il suo viaggio. Arrivato ai piedi della montagna incontrò il primo viaggiatore e quindi chiese: «Come sei arrivato in cima e cosa hai visto dalla cima?» E quindi il viaggiatore condivise quello che era il suo percorso e la vista che ha avuto. Ma dopo l'uomo pensò: «La via che mi ha descritto questo viaggiatore sembra troppo stancante. Devo trovarne un'altra». Quindi continuò a camminare, finché ai piedi della montagna non incontrò il prossimo viaggiatore. E di nuovo chiese: «Come hai scalato la montagna e che cosa hai visto in cima?» E di nuovo il viaggiatore condivise la sua storia. Ancora non deciso sulla storia da prendere e sulla direzione in cui andare, l'uomo chiese ad altre 30 persone. Quando finì di chiedere alle persone, si decise: «Adesso che molte persone hanno condiviso con me il loro percorso, ma soprattutto quello che hanno visto dalla cima, io non devo più salirci. È stata una sfortuna che quest'uomo non abbia mai scalato la montagna». Quindi, per concludere la storia, intanto, ogni individuo deve trovare il modo che più gli si adatta per scalare la montagna, ma soprattutto, come seconda cosa, quello che si può condividere sono le parole. Ma è impossibile condividere l'esperienza di salire e godere del panorama della cima. L'investire lo sforzo giusto per scalare questa montagna è ciò di cui si occupano le pratiche buddiste, l'allenamento Shaolin e tutte le altre pratiche spirituali. Chiarezza significa vedere in modo più chiaro. Quando vedi in modo chiaro, le interrelazioni diventano più visibili. Quando vedi in modo più chiaro, non c'è bisogno di credere a nessun altro o credere in nessun'altra cosa. Vedere in modo chiaro significa poter scegliere per se stessi la direzione migliore da prendere e le decisioni da fare per poter rendere reali i propri obiettivi e le proprie ambizioni.